Archivato di Baia, il Napoli che Arpista ama mai batte il Napoli Dream Team per 5-2. Leggiamo subito le formazioni. Per il Napoli che Arpista ama mai, Sorbino tre pali, a difesa Landolfi, Longobardo, Strisciante, Spigno, centrocampo Arcuro, Russo, Di Mare, Orfano, attacco Sibilio, Basile. Per il Napoli Dream Team, Adamo tre pali, a difesa Spigno, Montefusco, Gilardi e Conso, a centrocampo Vecchione, Cremone, Olivieri e in attacco Rispo, Forte, Luotolo. E subito la formazione di casa Carpisa Yamamai a controllare il gioco e al secondo minuto di gioco Basile sul talocchio passaggio in area e va in rete. Al settimo di gioco arriva il raddoppio. Landolfi sfrutta l'ottimo calcio di punizione e al volo colpisce sotto la traversa. Il Napoli Dream Team risponde e al tredicesimo Olivieri sull'ottima posizione di Forte stacca di testa e va in rete. Al 42esimo arriva il gol del 3-1. Palla in area e Sibilio anticipa di testa Adamo e va in rete. Il primo tempo si conclude così, 3-1 per la formazione Napoli Carpisa Yamamai. Al 60esimo Tagliaferri scende sulla fascia e prova a concludere in rete, niente da fare. Mister Aieli deve fare i conti con gli infortuni. Girardi per una distrazione alla caviglia ed è costretto a uscire. Al suo posto entrerà De Vivo. Non in ottime condizioni anche Rispo, che uscirà dando posto a Ragone. Al 67esimo arriva il gol del 4-1. Tagliaferri mette in mezzo e splendida girata di Russo. Al 73esimo Sorbino para nettamente fuori dall'area e l'arbitro le mostra il rosso. Al suo posto va Sibilio tra i pali. Al 79esimo arriva il gol del 4-2 per il Napoli Dream Team. Spigno mette in mezzo e Ragone non perdona. Primo gol in carriera per lui. Al 90esimo il Napoli Carpisa Yamamai chiede definitivamente le danze con la splendida conclusione di Tagliaferri. Risultato finale, Napoli Carpisa Yamamai 5, Napoli Dream Team 2.